bella a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la mia casa sicura di Minecraft. Allora, ringrazio Francis Drake per aver pubblicato questo video sul suo canale e spero vi piaccia, lasciate un bel like ed iscrivetevi al mio canale. Buona visione. Allora, eccoci qua, questa è la casa sicura. Allora, questo video avrà tre parti. Una, l'entrata alla casa. La seconda parte sarà la casa e tutte le cose che ha dentro, inclusa la cantina. E la terza parte, la torre. Allora, iniziamo dall'entrata. L'entrata si entra da qua. Ogni tulipano arancione indica un passaggio segreto. Qua, guardate, adesso vi indico. Qua vedete le scale, fanno in modo che qua non, vedete, non si illumina, si può premere attraverso, invece qua c'è il bordino. Qua in pratica è vuoto. Si potrà premere attraverso e schiacciando il bottone si aprirà la porta. Dovrete solo trovare l'angolazione giusta. Adesso un po', vedete, un po' a giocarci. Per l'angolazione, no. Troviamola. Dov'è questa benedetta angolazione giusta? Eccola, trovata. Ora si aprirà e dopo qualche secondo si richiuderà. Poi prendiamo la cordicella. Qua non ci sarà tappeto, ci saranno due ganci. Perché? Perché è una trappola. Voi passerete, la metterete e poi entrerete in casa. Un ladro passerà di qua, salirà sulla cordicella e verrà ucciso dai golem. Una volta voi, i golem non vi faranno niente a voi, perché se li avete spawnati voi e non un amico, allora non vi faranno niente. Ora, per disattivare, basterà andare qua, cercare l'angolazione e tutto ritornerà come prima. Vedete, anche qua si chiuderà, poi dovrete al limite le palle di neve rimettere dentro i golem per non ferirli. Poi qua bisognerà buttare la canna da pesca qua dentro, in questo a sinistra, farla rimbalzare una volta perché non funziona tanto bene, se no, e si aprirà la porta. Qua c'è il bottoncino per uscire. Ecco, qua c'è il meccanismo, praticamente sempre dalle scale non si può premere attraverso, si sale sul carrello e si passa attraverso al muro. Questa è solo una cosa per evitare che i mob passino, perché sennò è un casino, poi ti entrano gli zombie. Allora, qua il pulsantino è questo, si alzerà la pedana nella lava, qua non potrà passare nessuno, ora caduti. Ecco, la lava si risistemerà, noi entreremo nella nostra casetta. Questa è la casetta. Ecco. Allora, cosa avremo? Subito davanti avremo il letto, un po' di decorazioni, il jukebox, quel cancelletto per evitare che magari un creeper o uno zombie si avvicini al letto. Qua il blocco delle entrate, che già dal nome avrete capito, blocca l'entrata, già da là si chiude, tutte le altre porte saranno bloccate. Funziona, adesso non ho voglia di farvi vedere, ma controllate voi stessi. Poi abbiamo l'attivazione della trappola di ferro, che non è tanto buono, è meglio la cordicella, ma questa, vedete, quando l'indicatore sarà acceso la trappola sarà attiva. Ora basterà spegnere, però la trappola sarà ancora attiva, bisognerà disattivarla, aspettare che si spenga il segnale, ecco, e spegnere la leva. Poi adesso c'è lo spegnimento delle luci, solo di giorno funziona, di notte rimane accesi. Adesso qualche problema. Ah sì, è un circuito sopra, devo vedere cosa, che problemi ha sta luce. Lo risolverò dopo risolverà e vi metterò la mappa in descrizione sul mio canale. Allora, questa intanto è la casa. Poi andiamo in cantina. Cantina, eccoci. Per passare qua dovrete spaccare questo blocchetto, vedete, si aprirà e qua il blocco si ricreerà per magia. Vedete, andrete così, entrerete dentro. Poi qua davanti dovete solo mettere la combinazione 2, 3, 6, 4, vi si aprirà. Da dentro avrete la leva che bloccherà, guardate. E così nessuno potrà entrare mentre prenderete delle vostre chest. Poi richiuderete e metterete tutto a posto. Ecco, si chiuderà. Qua la stessa cosa, la combinazione 4, 6, 3, 2. E si aprirà. Anche da qua avrete la leva di blocco interno per la vostra sicurezza. Ecco. Adesso rimettiamo a posto un blocco.
un coso, una torcia, ecco. Allora, ora passiamo. Usciamo, eccoci, siamo fuori. Saliamo. Qui stavo costruendo qualcosa, niente, è per i fuochi d'artificio. Allora, prima di tutto, qua abbiamo la leva che sarà. Attiverai i dispenser qua fuori. Ovviamente con un piccolo trucchetto saranno infiniti. Questo ve lo farò vedere in un tutorial più avanti. Intanto andremo a vedere come funzionano, guardate. È molto lungo il circuito e perciò un po' ci vuole, però dopo un po' inizieranno a sparare. Attenti che se lo lasciate attivo per troppo tempo laggherà il gioco e potrebbe bloccare Minecraft. Dovete lasciarlo acceso per poco. Vedete, poi si spegnerà da solo tutto. Sono infiniti, quindi ancora pieni. Controllerete voi. Ecco. Qua abbiamo i fuochi d'artificio. Aspettate, settiamo notte. Ecco, notte, più o meno, dai. E apriamo. Aiuto, cado dentro. Qua abbiamo i nostri dispenser con un bel clock. E anche qua dei clock per rallentare un po'. Sono anche questi infiniti. Vi farò vedere in un altro video. Guardate. E guardate che bello. Fuochi d'artificio. Sono bellini, secondo me, carini, dai. Li ho creati io, voi potrete comunque cambiarli guardando il tutorial appunto degli dispenser infiniti. Adesso spegniamoli, bisognerà rompere il clock ogni volta per fermare. La leva andrà attivata con una veloce attivazione e disattivazione. Solo. Poi qua non rompete niente per le luci di notte. Poi dopo possiamo già scendere. Scendiamo e andiamo alla torre. Anzi, ecco una cosa. Avremo anche i passaggi segreti da vedere. Quindi, intanto settiamo giorno. Pure sbagliato. Ecco, giorno. Allora, i tulipani arancioni sono qua, vedete? Qui in mezzo dovrete mettere pulsantino. Il pulsantino si romperà, si aprirà, entrerete velocemente qua al cancelletto anti-zombie o anti-creeper. È fatto. Poi basterà uscire così, così e uscirete. Non si nota neanche tanto che c'è un passaggio, secondo me. Quando ricrescerà l'erba non si noterà per niente, cioè sembrerà prato. Poi andiamo alla via di fuga. Non è un passaggio proprio, è una via di fuga più che altro. È questa. Metterete il pulsantino qua davanti, si romperà il blocco, cadrete dentro e si attiverà l'acqua per spegnervi. Poi si chiuderà sopra e l'acqua andrà via. Poi metterete un minecart, andrete sul minecart e questa è una via di fuga per stare un po' sottoterra. In caso voi vogliate fermarvi, entrare al rifugio, dovrete fermarvi dove si attiva dove avete visto il binario attivatore. Qua saranno le scale, si apriranno con una glowstone per farvi luce e per scappare. Vedete, è un po', non è tanto distante, però potrete fermarvi, quindi ve lo consiglio, dovete scappare. Poi qua c'è il passaggio vero e proprio, cos'è un nascondiglio. Si romperà anche là, lo raccoglierete, cadrete nell'acqua, l'acqua si toglierà, potrete salire nel vostro rifugio. Qua ho fatto il bidone per eliminare definitivamente gli oggetti, come guardate adesso. Sentirete clic 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 clic, che sarà il dispenser che butterà nella lava dentro. Potete guardarvelo con calma quando avrete il. Quando vi metterò la mappa in descrizione. Lasciamolo un attimo attivo. Ecco, dai, muoviti. Ecco, adesso avrà fatto tutto. Spegniamolo. E qua avete fornaci. Crafting table, cesta volontà, enchanting table e tutto. Ora, qua c'è il pulsantino per uscire. Avrete due opzioni per uscire. O andare da qua, la via più semplice veramente, e uscire nuotando qua dall'acqua, no? Oppure, che qua potrete anche entrare, basterà chiudere le porte per evitare che entrino i mob. Oppure premerete il pulsantino e a piedi. Un po' scomodo, però questo metodo andrete di qua, passerete su di qua,
E qua dopo si chiuderanno anche i pistoni e tutto, e glowstone si toglierà e si chiuderà tutto. Ora passiamo alla torre, la parte secondo me più bella. L'ho fatta di recente con una hipster door per entrare. Allora, la torcia spenta indicherà che potrete procedere con l'apertura. Allora, non qua, qua si posizionerà, si romperà il blocchetto. Qua intanto si aprirà la porta, vedete la torcia accesa, quindi non sarà possibile ancora riaprirla. Aspettate, adesso deve anco prima chiudere ancora. No, non sono riuscito. Vedete ancora accesa, perché i repeater hanno un tempo per spegnersi tutti. Se li attivate prima la porta si bloccherà e si incasinerà tutto il circuito, che è molto complesso, guardate, ve lo faccio pure vedere. È questo tutto il circuito, guardate che complesso. Io l'ho guardato da uno youtuber americano, che chiama Android Universe, quindi è un po' difficile da fare questa cosa. Beh, comunque, questo è un ascensore. L'ascensore, il tutorial ve lo potete andare a vedere sul canale di MatteoFire97. L'ascensore, allora, io l'ho modificato un po', il pistone qua vi alzerà prima, e poi i pistoni inizieranno, e l'ho modificato un po' rispetto a quello che vedrete sul suo canale di MatteoFire. Allora, premiamo il pulsante e saliamo. Eccoci, adesso mi sono incasinato un po', aspetta, ve lo faccio rivedere. Dovete stare al centro, premete il pulsante, salirete così, vedete. Ecco, qua pure le scale. Qua ho fatto un bel panorama, guardate che bel panorama. Ecco, poi qua sarà il blocco così da sotto nessuno potrà salire. Per scendere basterà andare qua. Tirare la leva, spegnerla e cadrete giù. Vi vedrete giù, la torcia è spenta, ok. Possiamo procedere con l'apertura. Mi piace molto come si apre sta porta, guardate che bella. Molto carina. Si chiude anche abbastanza velocemente. Qualche secondo, dai, chiuditi. Ecco, chiusa. Torcia ancora attiva. Vabbè. Ecco, e allora. Vi ho fatto vedere oggi, aspettate, questa di la potrete distruggere quando vorrete perché è mia, vabbè, è personale. Allora, questo era tutto, questa era la mia casa sicura di Minecraft e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci, alla prossima.